Buongiorno, sono Vincenzo Barbieri, CMO di Planetech Italia e oggi sono con il professor Mimmo Capolongo dell'Università di Bari. Buongiorno Mimmo. Buongiorno Vincenzo. E con Vincenzo Massimi, sempre di Planetech Italia. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno a tutti. Allora, oggi siamo qui perché vi vogliamo presentare una opportunità di dottorato di ricerca che Planetech Italia ha avviato insieme all'Università di Bari, in particolare collegata al tema del monitoraggio da satellite della superficie terrestre e quindi l'utilizzo dei satelliti per la definizione del rischio e della resilienza collegata al fenomeni come frane e subsidenza. A questo punto passo subito la parola al professor Mimmo Capolongo che ci darà qualche informazione in più sui contenuti tecnici dell'iniziativa. Sì, grazie Vincenzo. Allora, a Bari quest'anno sta partendo questo dottorato nazionale che vede coinvolte molte università italiane e diversi progetti. Il dottorato, il titolo diciamo ufficiale è Earth Process and Management of Resources and Risk for Resilient Society and Territory. È sostanzialmente un dottorato, come lo dice il titolo, che si occuperà di rischi, di processi, diciamo, atti sulla superficie terrestre e per, diciamo, trovare strategie di mitigazione e di gestione. All'interno di questo, con Planetech, grazie a Planetech, che ringrazio ufficialmente qui, abbiamo cofinanziato una borsa in gestione dinamica del rischio da frane e subsidenza tramite tecniche di rilevamento satellitare. Cioè all'interno quindi di questa classe di studi, di formazione legata appunto alla definizione dei rischi, alla mitigazione dei rischi, ovviamente l'osservazione della Terra ha un ruolo molto importante e con questa borsa di dottorato vogliamo provare a sviluppare, diciamo ad applicare dati e metodi di osservazione della Terra appunto ai fini di mitigare il rischio. In particolare ci orienteremo sul rischio da frane e da subsidenza, movimenti topografici diciamo più o meno lenti o più o meno veloci, per appunto definire quelli che sono i processi in atto, le velocità, monitorarli e poi eventualmente sviluppare delle metriche, degli indicatori che ci possano aiutare a capire quali sono, diciamo, i rischi legati a questi processi. Non dimentichiamoci che oggi appunto l'Earth Observation sta spingendo moltissimo su quelli che sono gli end user, cioè tecnologie, dati, e diciamo quant'altro devono essere trasferiti alla società, all'economia, all'industria, agli enti, e quindi ecco, questo dottorato utilizzerà le competenze appunto di un partenariato che si concentra sui rischi naturali con le competenze appunto che ha anche Planetech, specialmente Planetech sull'Earth Observation, appunto per creare dei protocolli, dei workflow, insomma, che possano aiutare gli end user cosiddetti a beneficiare di questa rivoluzione geospaziale, diciamo così. Ok, perfetto Mimmo, ti ringrazio. A questo punto chiedo a Vincenzo, come si inquadra questa attività di ricerca all'interno delle attività di Planetech? Cioè in che modo poi Planetech potrà beneficiare dei risultati di questa attività all'interno delle attività classiche e dei servizi di osservazione della Terra che noi eroghiamo? Sì, grazie. Grazie Enzo, grazie Domenico per questa introduzione. Diciamo che Planetech Italia ha come mission quella di semplificare la complessità dello spazio e in questo caso quindi stiamo parlando della complessità inerente ai fenomeni di dissesto. Quindi i fenomeni di dissesto sono fenomeni complessi e noi da anni stiamo sviluppando delle metodologie, degli algoritmi che permettono di supportare gli utenti nel fornire indicatori che siano utili a supportare gli utenti finali nella gestione di questi rischi, quindi rischio frane, rischio subsidenza. Naturalmente diciamo che da satellite che cosa riusciamo a fare oggi?
con il SAR in particolare, riusciamo a misurare con precisione millimetrica gli spostamenti del suolo e delle infrastrutture che sono, diciamo, sul suolo. Quello che è importante sviluppare con questa borsa di dottorato è una, diciamo, sono una serie di indicatori che mettano insieme le misure che possiamo fare da satellite con i dati ancillari che sono connessi a questi rischi. Pensiamo ad esempio alla pendenza, al tipo di copertura del suolo, pensiamo alla presenza o meno di infrastrutture che ci dicono quanto, diciamo, si stanno spostando dal concetto di pericolosità, quindi della misura di un fenomeno di spostamento, al rischio di oggetti che sono esposti a questi fenomeni. Naturalmente fare questo, quindi mettere insieme questi fattori e queste misure, richiede lo sviluppo di algoritmi e quindi di una metodologia. Quindi l'obiettivo di questa ricerca è finalizzata poi a tirare fuori degli indicatori di sintesi, degli indicatori geoanalitici semplici per l'utente finale, quindi che l'utente finale può utilizzare nelle sue procedure operative per prendere delle decisioni e gestire questi fenomeni e gli asset che sono naturalmente esposti a questi fenomeni di rischio. È un, quindi diciamo che è un progetto di ricerca che mette insieme tante competenze e tanti dati, sicuramente una, diciamo, è un progetto di ricerca proprio perché è un qualcosa di complesso, però alla fine il risultato deve essere molto semplice, cioè dobbiamo tirare fuori degli indicatori sintetici che possono essere utilizzati direttamente o comunque a supporto di un utente esperto all'interno degli, diciamo, delle organizzazioni. Pensiamo ad esempio alle regioni che devono gestire questi rischi. Perfetto. Grazie mille, Vincenzo. Chiaramente questo dottorato di ricerca rientra nell'ambito delle attività di Planetech come Academy, cioè quindi quello di voler sostenere la promozione e l'utilizzo dell'informazione geospaziale, ed rientra in una serie di attività. Noi abbiamo circa in questo momento 10 dottorati di ricerca attivi e questo dottorato si inserisce nell'ambito delle attività dell'Academy di Planetech Italia. E diciamo, la conduzione di questo dottorato andrà anche a ricoprire le modalità con cui in Planetech noi lavoriamo. In questo momento noi operiamo con uno smart working molto pesante, diciamo all'80%, per cui anche chi potrà poi partecipare a questo dottorato, chi si candida e quindi poi risulterà vincitore di questo dottorato, potrà con Planetech lavorare anche in una logica di smart working, quindi potrà anche, diciamo, usufruire di una modalità operativa tipica di, diciamo, delle industrie che si occupano di questo settore. A questo punto chiedo al professor Coppolongo di darci qualche informazione in più su come poter diciamo, partecipare, quindi il bando. Tra l'altro le informazioni sul bando potranno anche essere raggiunte dal link, adesso vedrete sovrapposto un link sul nostro sito dove trovate il link diretto a questo enorme documento pubblicato dall'Università di Bari, dove ci sono decine e decine di borse, ma in questo modo avete il puntatore che vi semplifica la vita. Allora, Mimmo, ci puoi dare qualche informazione in più? Allora, come hai detto tu, bisogna collegarsi al bando tramite Unipo, tramite Planetech, cercare la sezione del corso dottorato nazionale, come dicevo, in Earth Process Management of Resources and Risk for Resilient Society and Territory, e a quel punto diciamo identificare la borsa che dicevo, che di cui vi dicevo, di gestione dinamica del rischio da frane e subsidenza tramite tecniche di rilevamento satellitare, e applicare per questa borsa. Deve essere realizzato un piccolo progetto, diciamo una proposta di piccolo progetto di ricerca che poi verrà discusso con la commissione in fase di selezione. Si possono candidare diverse figure, sia in ambito, diciamo, di estrazione geoscientifica che di estrazione, diciamo, ingegneristica, e niente, diciamo la domanda è molto semplice, ci sarà poi un colloquio appunto, e ci sarà questa selezione che avverrà
entro l'estate, ovviamente, questo è certo, in modo che da settembre il dottorando potrà prendere servizio. Perfetto, quindi diciamo i tempi sono stretti, il bando credo che scade a metà luglio, quindi vi invito a subito partecipare, quindi non perdete tempo, scaricatevi il documento e mandate la vostra candidatura. Se avete bisogno di informazioni, noi comunque siamo a vostra disposizione per potervi dare suggerimenti su come eventualmente predisporre il progetto, e sarà poi utile anche una vostra lettera motivazionale da legare alla proposta, diciamo, e richiesta, e quindi questo sicuramente fa parte dei documenti che dovrete proporre. Quindi a questo punto io vi ringrazio, ringrazio il professor Mimmo Capolongo della sua partecipazione, ringrazio Vincenzo Massimi, e a questo punto buona candidatura a tutti. Arrivederci. Grazie, grazie a voi. A presto. Arrivederci.